dire, è innamorata, sposata con un uomo meraviglioso. Comunque, che guarda, essendo una donna del toro, io le corna le conosco in qualche modo. Cioè, voglio dire, sono abituata. Le corna possono essere però anche appartengono un alla trofeo. Parte, alla no, parte no, pre-riti. No, 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 ma io dicevo, facevo un gioco sulle donne del toro che hanno le corna. E anche gli uomini, naturalmente. Quindi a volte possono essere un trofeo. Pensa alle cornelie. Beh, erano anche. Senti, ma davvero non ti è mai capitato nella vita di scoprire un tradimento? Sì, sì, mi è capitato, poi io sono un ispettore di polizia, quindi non me la si fa molto facilmente. Però... Ispettore di polizia nel senso che fai tecnicamente? Spio. Vogliamo sapere, spi. Spio. Cioè ti fai dare la password del telefono, no, vai no, a guardare. Ancora non c'erano i cellulari, se no avrei fatto prima forse. No, no, beh, io spio, guardo gli orari, vedo il ritorno, perché avevo una mia amica molto carina, che era l'amante di un uomo sposato, ed io l'adoravo, Le aveva preso una casetta tra la casa di lui e l'ufficio di lui, in modo che lui nel tragitto non perdesse troppo tempo, si fermava da lei, quindi non mi fregano manco quelli che arrivano al momento giusto, cioè con l'orario rispettato. Niente. Al di là di questo, sai, le donne hanno questo, diciamo, istinto, no? Che è solo femminile. E capisci, quando un uomo ti sta tradendo lo capisci come dorme con te, tu già capisci che quello... Come dormiva con te Antonello Venditti? Stava sognando, no, dormiva pochissimo con me perché stava sempre in giro, stava sempre in giro e io curavo il nostro primo marito, papà. Nostro figlio, quindi sì, è stata una storia importante di tanti anni, cominciata vabbè, tra dai, diciamolo, è finita con un tradimento. È finita con un tradimento, ma le storie finiscono tutte così, se no non finirebbero. Però quello è un tradimento particolare. È un tradimento particolare perché era una... Tanto si sa, l'abbiamo già detto, non è una cosa nuova. No, non si sa. No, si sa. No, no, non si sa, io non faccio nomi, non do soddisfazioni a persone. Qui i nomi non li fa nessuno, no, Laura, dammi soddisfazione, sono nulla, assolutamente no. Comunque, era una persona che gli è stata... La modalità però la possiamo raccontare, no? Perché tu sei arrivata in albergo e la modalità sì, almeno quello so, ti ho detto, lo so. Me l'hai raccontato tu, sì. No, ma quando? Ti dico di sì. Mentre prendevamo il tè a... No, eravamo al Dopo Festival nel 2003. Ah, quindi eravamo fuori scena. Siamo fuori scena. Sì. Io so che tu a un certo punto sei arrivata in albergo e hai trovato, insomma, Antonello con questa signora. Tu mi vuoi far litigare col nonno dei miei quattro nipoti? Vabbè, ma è passato... Quanto tempo è passato? Ormai è andato in prescrizione. Sono passati 40 anni. E no, vabbè, no, guarda che le corna in prescrizione non ce l'hanno mai. Io sono arrivata in un albergo e non mi hanno fatto passare. Dicendomi che siccome non riuscivano a avvisare il maestro, e allora il maestro è lui, Antonio sarebbe Antonio. No, il vezzeggiativo non gli si addice. Antonio. Eh? Antonio. Tu sei dentro di me. No, no, Antonio, come non l'alta Antonio. Marea. Comunque, detto questo, il riappare e scompare. Detto questo, non mi hanno fatto salire. Allora io ero molto ingenua, avevo 27 anni, ecco, un figlio di 4, cioè veramente. Per cui ho pensato che veramente fosse così. Dopodiché sono arrivata e dopo mezz'ora finalmente mi fanno salire e lì lui stava in un angoletto con... Io dico, si è fatto rifare il letto sicuramente, no? Dico, ma vuoi disfarlo un pochino? Ecco perché gli uomini sono... Ma era solo? Sono un po', e beh, a quel punto era sì, dopo solo. Mezz'ora avevamo liberato la stanza. E che che gli hai detto? Hai detto, Antonello, ma con chi eri qui? Antonio? Antonio, con chi eri qui? No, io ho trovato un reggiseno... Mi fa amici mai. No, no, amici mai, sai, con uno che scrive amici mai è tosta, No, ma io ho trovato un reggiseno... Per chi si cerca nel bagno, come noi. Ma di chi era questo reggiseno? Ma taglia zero, taglia zero sicuramente non era mio, sicuramente. Non era suo, taglia zero. Sembra una commedia all'italiana di quelle un po' becere, no? No, per questa signorina... Allora. Signorina, non era ancora sposata. Non era niente. Non era niente. Poi è sposatone. Questa signorina aveva lasciato, si era dimenticata, non avendo tette, di rimettersi il reggiseno. E quindi ho detto, scusa, ma questo qui di notte metti il reggiseno. E Antonio che ha risposto, il maestro? Antonio ha chiamato il concierge. E ha detto, può dire la signora che no, io sono? No, no, è molto più carina, è proprio da commedia becera all'italiana. Ha detto, siete un albergo orribile, avete lasciato mia moglie mezz'ora da sola e col mio bambino e poi lasciate la biancheria della persona che è stata il giorno prima, perché lui ha avuto la fortuna che lui dormisse lì semplicemente da quella notte. Quindi hai capito che la fortuna, però voglio dire, ecco, e su questo...
Uno, su questo se ne deve solo andare. Non diamo il nome della signora, no, importante. Per carità, importante, so, beh, direi proprio di no. Però non lui è questo. Sì, quello che ha sposato. No, ma lui quello che avrà sposato, ma non lo so. Non so nemmeno se sono veramente sposati. Ha detto questo, questa signora non è contenta. Allora, purtroppo qual è il problema? Che a volte le amanti... Tanto tempo fa. No, le amanti, no, senti, le amanti a volte sono... vengono mollate subito dopo che tu hai mollato, che l'hai scoperto. Allora non era una grande storia, perché io di fronte a un innamoramento ti rispetto, capito? E se tu scegli una donna di un certo tipo, dico anche, ti faccio i complimenti, hai trovato una meglio di me, perché va bene. Nel mio narcisismo penso che questa signora non fosse meglio di me, e quindi gli ho detto, ma mi sembra che tu abbia sprecato tempo. Ma tu poi l'hai lasciato per questo, ma certo, tradimento? Ma certo, vabbè, sono andata avanti altri 2 mesi, poi dopo alla fine è venuto fuori. Ti ha dato fastidio parecchio, questa qui. Per essere una... Ma vedi, il problema non è lei, il problema è un uomo che non ti rispetta perché tu stai arrivando e il letto è ancora caldo, cioè c'è la prova, ti ricordi la prova del tradimento, era il letto ancora caldo. Ecco, il letto ancora caldo era la prova del tradimento, per cui un uomo poteva assolutamente, per fortuna qualche annetto fa, poteva addirittura, aveva delle attenuanti se compiva un gesto. Ed era la prova del letto caldo, cioè. Vabbè, però diciamo che il rapporto tra te e Antonello, che tra l'altro è stato un rapporto... Siamo diventati due nonni. Siamo diventati due nonni adesso, no? È un bellissimo rapporto. Però amici mai, io mi ricordo ancora la foto delle nozze. Io che sono una cultrice dei giornali dell'epoca, degli anni 70, 80, poi ho lavorato tanto nei periodici, certo, tu lo sai, no? E mi ricordo la foto che tu eri in Campidoglio, tra l'altro pure io ho sposato in Campidoglio, quelle poltrone là, con questo vestito a fiori negli anni 70. Bellissima tu e Antonello. Quindi voglio dire, adesso a parte la vicenda, è stata una grande storia d'amore che poi è finita, però non per colpa mia, non per colpa tua. No, io sono una legalitaria. Prima Alba diceva, no, ma il matrimonio, io credo nel matrimonio, credo nei matrimoni. E infatti poi dopo, credo nei matrimoni, hai incontrato Ricky, però due uomini che non mi volevano sposare, nessuno dei due. Dunque. Cioè Antonello non ti voleva sposare? No. E come l'hai trascinato? No, perché il caso opposto a quello di Laura Ravetto. Che invece io sto già terrorizzata. No, lei è stata trascinata al matrimonio, da suo marito. Trascinata. Così mi hai detto. Allora, beata a te, a me nessuno mi si è inginocchiato davanti e mi ha detto sposami, ti prego. Com'è andata? Antonio gli ho detto, se entro il 27 ottobre non ci sposiamo, io me ne vado. E lui ha aspettato fino al 27 ottobre. Compagni di scuola, cioè, non è che l'ha fatto il 26. Quindi giugno, settembre, ottobre, 5 mesi. Io poi non, un po' di preavviso, non ero incinta, no? Hai lasciato un po' di preavviso. Lo amava. Sì, lo amava tantissimo. E lui amava lei. Poi avevo mio padre che mi rompeva le scatole. Perché diceva, quando Lavanoni una volta, meravigliosa donna, mi disse, quando entri in un albergo ricordati, perché io entravo negli alberghi, non ero la moglie, no, di Antonio, allora dicevo, scusi, ma lui si chiama Antonio, che è questo vezzeggiativo Antonello, ma dai, allora dicevo, scusi, ma venditi dove? Sente la... Lavanoni sta come dice, oh mio Dio tesoro, ancora non hai capito, ogni volta che entri, vai a dormire in un albergo con un uomo, devi dire, mi dia la stanza di mio marito. Allora su questa cosa io ho detto, erano anche gli anni 70, io ho detto, oh, ma allora devo sposarlo. Mio padre mi chiamava e diceva, dove sei? Fai la concubina con Antonio. Ma no, concubina, perché è quella che dorme con te. Papà, no, siamo fidanzati, non me ne frega niente. Mio padre ha insistito moltissimo. Talmente tanto, alla fine mi siete Ma Antonio sposati. Non ha avuto successo. Lui ha avuto successo piano piano. Noi ci siamo conosciuti, io gli pagavo la pizza. Quindi... Addirittura, ad Antonio? Sì, certo. Però... Beh, non ti ha mai regalato, più di non lui. Ti ha mai regalato niente? No, da questo non lo posso dire. No, io non ho avuto l'anello di fidanzamento. No, anzi, l'ho avuto da mia suocera. Meno male. Qualcuno me l'ha regalato, poi ha comprato una casa. No, io non posso dire nulla su questo. Anzi, forse mi avrebbe dato tutto se io avessi sopportato il suo vizio. Quale? Di tradire. Ah, il tradimento. Quindi beh, il tradimento è un vizio, sai.
No, guarda, ti garantisco che se tu becchi uno che ti tradisce è meglio che te ne vai. Però io ti posso dire una cosa, voglio scagliare una pietra a favore di Antonio Venditti, sì. Non perché è uno dei miei cantautori preferiti, ma perché tu sarà hai, tutto felice stasera che parliamo di lui. Domani scoperto, domani mi fanno una adesso una soprattutto denuncia. Colonna sonora al mio autore Simone Di Carlo, tutte le canzoni di Antonello Venditti dalla prima all'ultima. No, sto scherzando, dico, però la metti De Gregori. Magari, se io avessi sposato De Gregori sarebbe andata meglio probabilmente. Certo, De Gregori, no, Francesco è stato molto amici un caro con tuo, amico, tuo sì. Ex marito, però magari quel tradimento lì che tu hai scoperto poteva essere solo uno. Tesoro. No, non è così, non era così. I traditori sono traditori seriali. Gli uomini. Quindi tu consigli, una volta che l'uomo tradisce una volta, andatevene, è finita. Scappate. Perché? Perché vedi, se tu riesci a tradire una donna però per due anni. Oh, ma questa storiella è durata due anni. E allora non era una storiella. Oh, dai, però allora se non era una storiella, perché il giorno dopo che io ti mando una lettera all'avvocato, tu molli la signorina per strada? E non si fa, no? Allora sei proprio un maleducato. Posso dire? Un maleducato. Allora ti dico, io se lui avesse amato una donna, io l'avrei capito. Perché se tu mi tradisci, sai, poi gli uomini dicono, ma io ci vado solo a letto. Ma dico, ma ti pare poco? Cioè, la prima cosa che mi ha detto quando io ho scoperto, ma ti sembra poco condividere? È tutto. Un letto. L'amore, il anche sesso. Su questo perché sono d'accordo. Sul sesso si costruisce l'amore. Certo. E allora? E poi comunque senza sesso, come dice Antonio, quindi non c'è senso, non c'è amore. Pensa io quanto sono stata benedetta da Dio che mi ha fatto trovare il marito con cui convivo da 37 anni. Allora, dopo però Antonio, scusami, alla fine della storia con Antonio, non è che vorrei fare la fiscale. Perché è un curriculum, amore? No, no, dai, no, siamo in un salotto di donne. Curriculum? Dai, un salotto di donne. Ma con Abba gli ha fatto il curriculum? Che ce l'ha più lungo del mio, lei, il mi ha telefonato Fabio. Scusate, ho perso qualcosa. No, dicevo, questo è un curriculum degli dopo amori Antonio, delle donne. C'è stato un altro uomo importante. C'è stato un altro uomo importante. C'è stato Maurizio. Che è Maurizio, che Maurizio è stato una grande storia. Io l'ho detto, poi non per parlare, ma per parlare di Maurizio. No, si è tradotta invece in un'amicizia. Molto importante. In una... E poi naturalmente ci siamo sposati entrambi, per cui è chiaro che non è che ci vediamo, certo. Però ci incontravamo, abbiamo lavorato insieme altre volte. Poi lui parlava sempre molto bene. Lui ha sposato una donna, una che donna gli è stata tanto vicino. E veramente l'ha salvato, perché anche lui qualche tradimentino con Maria lui veramente con me era completamente cambiato. Cioè, io, la persona estremamente... Le ho beccate tutte io. Allora, e poi dopo ho incontrato Ricky. Come ha incontrato Ma non lo so, sapete che chi pianta datteri non mangia datteri? Perché... Io fai conto pianto un dattero, no? E sto dattero cresce e io lo curo, lo concimo, poi a un certo punto io vado via perché il dattero fa il cattivo e arriva un'altra, si mangia i datteri e dice, ma lo vedi questo come... Perché io l'ho educato. Hai educato. Io i miei uomini li ho tutti educati all'amore. Come l'hai infatti conosciuto, adesso sono Ricky? Felici. Ricky come l'hai conosciuto? L'ho scelto sul catalogo. Sul catalogo. Sul catalogo degli attori. No, sto scherzando, dovevo fare un film come regista insieme a Rossella, è stata Rossella a dirmi che amore Ricky Tognazzi perché c'ha qualcosa di tuo figlio, che poi questo occhio lungo un po' tartaro era vero e quindi appena l'ho chiamato lui mi ha detto che non avrebbe mai fatto un film con me, quindi non è che proprio si è buttata ai miei piedi. Perché ero una donna, ma tante cosette. Poi a un certo punto Claudio Bonimento, che devo dire è stato il mio grande produttore, il mio grandissimo amore professionale, non c'è mai stato niente tra noi, ma è un uomo che mi ha veramente voluto bene. Forse proprio perché non c'è stato niente. Ogni tanto mi chiedo, ma quelli che ho amato follemente, a cui ho dedicato la mia vita, il mio amore, il sesso, tutto, non mi vogliono parlare. Quelli con cui non è successo invece sono tutti carini. E forse perché non si sono sviluppate delle conflittualità, no? Con, quindi l'amore fa solo... male. Questa dichiarazione può essere usata contro di lei, Simona, però sì, io voglio dire sì, che viene il sospetto che sia un po' colpa tua. Può essere. Sentito troppo... che dice? No, ha ragione. Io sono ossessiva e poi li mollo in tronco gli uomini. Allora, non sono abituati a questa idea. Cioè, se tu ami molto uno e tutti i giorni dici ti amo, quanto sei bello. Poi improvvisamente cambi registro. Non ti certo, perdonano gli uomini. Vabbè, poi insomma dal fatto che non voleva fare più, cioè più mai, perché era la prima volta, film con te, come siete riusciti con Ricky? No, a un certo punto Rossella gli ha detto non ti preoccupare, sul set ci sono anch'io e lui si è tranquillizzato. Ma perché lui ti conosceva, aveva un'idea di te diversa, ma perché? Ma perché tutti hanno un'idea di me diversa da come sono? Una donna molto ma tutti pensano seduttiva. Che io sia una tigre. Ma no, tigre. Non è la seduttività, beh, la tigre. Un po' tigre sei, però. Ma non è vero, sono solo gli occhi della tigre. Un po' tigre no, te lo sei. Giuro, no.
Se tu dici c'ho forza, allora io penso di essere una leonessa, perché la leonessa è forte, la leonessa è fedele, ecco, e poi difende i suoi cuccioli più della tigre. Ma se vuoi, tutti che pensano, poi dopo quando mi conoscono, ma tu non sei così antipatica, non sei così... Probabilmente io a qualcuno sono antipatica. Cioè, quanto è passato dal primo film alla, diciamo, alle nozze? Beh, 11 anni. 11 anni, beh, un bradipo. Un bradipo. Dico, ma come? Vinciamo i film? Cioè, lavoriamo insieme, quindi condividiamo l'amore, il lavoro. Poi io ho fatto il mio primo film, dopodiché mi sono dedicata a Ricky, perché in questo io sono veramente una geisha. E lui ha fatto il regista, lui non aveva ancora debuttato come regista, e quindi ho scritto un film per lui e ha vinto un sacco di premi. E quindi io mi sono dedicata a lui tantissimo. Mi ricordo che quando prendeva i premi me li dedicava tutti, allora gli ho detto, oh, figlio mio, è ora che mi dedichi un matrimonio. E lui, quando gli ha detto sposiamoci, no. Che reazione ha avuto? No. Perché diceva no? Perché? Ma che ne so, perché non... Ma perché è scemo? No, questo non te lo consente. Prima il maestro Antonio Venditti, adesso il maestro Ricky Togliatti. Veramente industriale. Ma perché non si voleva sposare con prego, me? Io dico, ma scusa, ma dove la trovi una che ti vuole bene come me? Che ti può... Ma come hai fatto a convincerlo allora? Perché pensa siamo quante andati... persone ci stanno seguendo e dice, ma io sono gutta cavat lapide, tesoro, cioè, io sono una goccia. Io sono una goccia che tutti i giorni. Tutte le mattine quel poveretto si svegliava. Che io dicevo, o mi sposi o me ne vado. No, sempre l'ultimato. Ma sempre l'ultimato, come con Antonio. Con Antonio. Ma io solo con l'ultimato mi riesco ad avere i mariti. Che ti devo dire? Ma se ci sono donne che non fanno ultimatum e non si fanno sposare, ma sono felici. No, lei. Ma vabbè, tu giochi. No, scusa, quello sei inginocchiato, ma solo al cinema. No, ma che inginocchiato? Questa è una figurazione che poi dovrò smentire. Adesso noi esageriamo. Adesso parliamo anche della proposta. No, ma questo era per dire che sai quante scene d'amore ho scritto dove lui diceva il momento in cui lui ha mollato, cioè quando lui ha detto proprio veramente allora ok ti sposo. Ma noi eravamo in macchina, allora a un certo punto... Ma com'è andata? No, dimmi. Eravamo in macchina dopo 11 anni di vita in comune e allora dovevamo arrivare a Nizza, quindi se volete farvi sposare o volete che possa a Nizza compri una casa, no, andate in macchina, poi com'è andata? Basta che sia lunga e ci sia l'autostrada, che tu gli puoi rompere, sfracellare quelli. A che punto lui ti ha detto? No, pensavo per morire, avrebbe preferito, no, io gli dicevo dobbiamo sposare, avrebbe preferito suicidarsi, cioè con la macchina ammazzare pure me. No, diceva no. Ma perché è un uomo di parola, perché altrimenti avrebbe potuto dire sono in macchina, ci sposiamo e poi dopo magari sottrarsi. Sì, vabbè, sai come finiva? No, lo ammazzavo io, era meglio morire in macchina a quel punto. No, e niente, a un certo punto gli ho detto senti, ok, perché ti devo sposare? Abbiamo una casa in comune, questo urlando... Abbiamo una casa maleducato in comune, un conto. Ma non è vero, un conto, ma sì, urlando come un pezzo a 200 all'ora, ma te lo dico. Straordinario. Abbiamo pure preso le multe per l'eccesso di velocità, tesoro, è stata durissima. Però siccome io faccio lo sceneggiatore, ho la risposta, capito? A me mi pagano per dare risposte, allora nella vita mi funziona pure questo. Quindi lui fa, abbiamo una casa in comune, un lavoro in comune, abbiamo i figli in comune, perché avevamo i due figli, uno suo, però non avevamo voluto un figlio proprio per questo. Non l'abbiamo voluto e forse abbiamo sbagliato per non fare i fratellastri. Abbiamo fatto una stupidaggine. Perché ti devo sposare? Perché ti devo sposare? Io gli ho risposto per educazione. Anche, vedi che torna. E lui ha detto sì. Dopo 11 anni, se non mi sposi, sei veramente un maleducato. Certo, perché io poi avevo 40 anni. Quindi mi dirai tra un anno che ero vecchia, che sarò vecchia. A 40 anni? No, dopo passavano altri 5 anni. Ah, c'è 45 anni. Sei vecchia. Sai, gli uomini sono cattivi. Simona, hai parlato del figlio. In realtà il figlio... No, assolutamente no. Anzi, sempre troppo poco. Qui parlate non mi dite niente. Abbiamo allora in sospeso... Domani no, mi arrivano 2 o 3 denunce. La mamma, l'amica di Alba Parietti. Donna importantissima. No, non ho detto non donna importantissima, no, ho detto donna importantissima, donna per me. Conosciuta, importante no, per lei, no, neanche no, conosciuta, no. Va bene. Allora niente, allora non ci interessa ma sai la donna. Non lo sai, perché se lo sapessi, guarda, quando te lo dirò capirai. Che...
che è più interessante di una famosa. Sì, abbiamo capito tutte. E lei invece abbiamo in sospeso la donna con cui Antonio. Vabbè, noi ci passiamo sopra perché non diamo soddisfazione. Non diamo soddisfazione a lei, la volgarità della cronaca non la raccontiamo. Poi nomi e cognomi, basta, io non ne voglio sapere più. Per tanti anni ho chiesto nome e basta, non voglio sapere più. Anzi, se me li dico, lo dico, non mi dite. Basta, non voglio sapere. Invece del figlio sì, mi interessa, perché tu mi hai detto, adesso seriamente, parlando, perché io amo molto parlare con Simona, e Simona lo sa. Vedi che brava. Voglio molto bene. Cioè, Ricky dice sempre che parlo troppo, no, devo chiamare più spesso. Invece io parlo tanto volentieri con te, magari non dovrei dirlo, ma è così. E una volta mi hai detto, io mi sono pentita di non aver avuto, quello era un bivio, no? Perché poi torniamo anche a Donne al bivio, stiamo divagando alla grande. No, invece io ti volevo fare i complimenti per questo titolo. Perché noi siamo sempre al bivio. Siamo al bivio tutte le mattine, quando dobbiamo scegliere a chi dare il nostro tempo. Ma del figlio si è parlato con Ricky? Cioè, fammi, è stata davvero una di quelle perché porte... è l'assunto del tuo programma che mi è piaciuto tanto. Le donne sono sempre al bivio, cioè, molto hai pensato più... veramente, sì. C'erano due strade, fare il figlio o non farlo, ci avete pensato c'erano, a lungo, no, prima ti voglio dire questo. È stata un'idea le donne teorica. Sono sempre al bivio, sì. Tutti i giorni, se, per parcellizzare il loro tempo, se vado da mamma ad assistere mamma, se vado in ospedale ad assistere un figlio, se vado al cimitero da papà, se mi dedico a mio marito, noi siamo tutti i giorni al bivio. Il bivio con Ricky per fare un figlio, sì, ci abbiamo pensato tanto. Ma io mi sono pentita quando ormai era troppo tardi, come fanno spesso le donne, no? Ricky lo voleva? Non me l'ha mai veramente chiesto. Però se io l'avessi voluto... Beh, di quello non abbiamo dubbi. Se no, se l'avessi voluto l'avrei fatto. Ma io è vero, Alba, io mi sentivo... non abbiamo dubbi. No, cioè, no, lei, no, no. Ricky... cioè, macchina, però lei è... autostrada, via. Via. Autostrada, figlio. No, pure motel in quel caso. Un bel motel... Tu vai lì, ti sei pentita di questo. Lo fai bere qualcosa? Tu non l'hai fatto perché tuo figlio era piccolino ancora. Perché io avevo il terrore, ti giuro, che di fare adesso ho capito che un figlio è un elemento di coesione tra due famiglie. Non sempre. Beh, però, per esempio, Francesco e Sara, la figlia di Ricky, sarebbero diventati fratelli in qualche modo. Adesso vedo mio figlio che ha quattro figli e sono legati dai due grandi con i bambini piccoli. E quindi, perché ci sono persone intelligenti che sanno accettare figlio mio, figlio nostro. Tu hai avuto paura. Figlio nostro. Io ho avuto una paura terribile, erano gli anni 90. Io dicevo, che cosa gli diamo a questo figlio, che magari i fratelli sono... non sono così carini, insomma, ho avuto una paura terribile, non so perché, ma questa è la mia, diciamo, il mio fondo depressivo, perché le donne che amano tanto i figli e che amano farli hanno una vitalità dentro. Io sono le mie sorelle che vogliono, che hanno voluto tutte tanti figli, e li hanno chi due, chi tre, perché dentro hanno tanta voglia di vivere. E io non è che non abbia voglia di vivere, ma ho paura, la mia ansia. Io ho vissuto la mia maternità, sarà che la storia con Antonio è finita quando mio figlio aveva 4 anni e mezzo. Io ho fatto mamma e papà, io ho fatto da madre, da padre, da sorella, da tutto. Tra l'altro, per un periodo poi non vi siete neanche parlati con Antonio, vero? Ah no, non ci parliamo proprio più ormai. Ah, non vi parla... Beh, dopo questo secondo me... No, sicuramente, no, ma tanto queste sono tutte cose che sa. No, non ci parliamo più perché mi ha bloccato il cellulare. No, io dico, se a 70 anni un nonno te deve bloccare il cellulare, voglio dire... Ma sono cose, guarda, adesso, sono molto noiosa, sono cose che capitano perché sono reazioni istintive. E comunque... ma sono 7 anni. Sono sette allora, anni. Se il bambino, se il nostro nipote si fa male... Forse sono veramente una donna insopportabile, me lo dico da sola. No, dai. Vabbè, mi sembrava che aveste ripreso. No, assolutamente no. No, lui parla con Ricky. Ah, ecco, con Ricky, no, con Ricky sì, si allora. Parla, sì, perché io ho visto una volta il maestro, sempre gentilissimo. Sempre carini. No, tra di loro i due maestri sono carinissimi. Vanno molto più d'accordo loro tra i di maestri loro. Dell'allieva. Ma d'altra parte... se un uomo non però col figlio si sì, parla sì, col figlio, no per fa carità, bene il padre Dio. l'ha fatto il padre sai, Dio non dà mai due doni. È così, quando sai il dono della musica almeno ce l'hai, cioè, Dio non, però non ne dà mai due, come nonno com'è? Come nonno adora questi quattro nipoti, quindi se li coccola e se li spupazza. Un po' come me, io mi spupazzo molto più i nipoti di quanto poi il tuo cuore ho spupazzato mio figlio. Il tuo cuore è Alice. Il mio cuore è Alice senza dover che la figlia di tuo togliere figlio.
perché è stata la prima, è stata una maternità. No, perché è una ragazza assolutamente speciale. Meravigliosa, e poi è stata una maternità trasferita, traslata. Io avevo 40 anni, quindi quando mi è arrivata questa bambina tra le braccia mi sembrava mia. Però adesso ce n'ho una di 5 anni che mi fa impazzire. L'altro giorno mi ha fatto gli auguri ed è meraviglioso, magari poi te lo togli. Ha fatto gli auguri. Ed è uno spot pubblicitario, perché gli auguri ai nonni, però non si ricordava tutti, perché c'erano tanti. Lei è la nipote di una famiglia, certo, allargata, quindi diceva nonno Ricky, nonno, la madre gli suggeriva nonno Lello, nonno Lello, nonna Fulvia. Ma nonno Lello è sempre Antonio? Eh certo, Antonio, perché lei lo chiama Lello. E lui mi dice questo povero uomo, ma Antonio è un nome bellissimo. Lello, Antonio, cioè pure lui si confonde da nonno solo. Lello, nonno Ricky, cioè, tutti, ah, i poveracci. Lo devo difendere io il maestro. Devi difendere lui il maestro. Bene. Si difende benissimo da solo, tesoro. Si difende da solo. È una persona che sa difendersi. È rimasto nel cuore però un po', ma vero? Certo, ma un uomo con cui hai avuto un figlio che hai conosciuto a 18 anni, esatto, con cui hai lavorato, perché per male noi lavoravamo, io ascoltavo, sai, io poi ho il criterio del... Qual è la canzone del maestro brivido, che è tua? La prima che ti viene in mente? Mia, nel senso che l'avrebbe... Tua, che senti tua. Ci vorrebbe un amico? Ci vorrebbe un amico. No, Sara, svegliati a primavera. Sara, svegliati a primavera era una storia mia. Ah, vedi. Perché? No, era una mia storia, perché io avevo un'amica, gliel'ho raccontato, avevo un'amica che a scuola, perché noi, la mia generazione, c'aveva i banchi fermi, no? Non è che c'avevamo le seggioline per non far rumore, dovevamo scavalcare, c'era il ferro, e questa ragazzina era rimasta incinta e quindi non c'entrava più nel banco, a 13 anni, aveva una panciona, aveva 13 anni, eravamo in terza media, era una storia che mi aveva così colpito, e quindi Sara, che nel banco non c'entri più, era la storia della mia amica. Ma non va bene, mia, io tra poco, perché basta, devo salvare un attimo. Se ti mandano qualche, cioè, se mi fanno io qualche... mi dissocio da tutto. No, tu vieni con me a testimoniare. La solidarietà femminile, no? Vieni a testimoniare che mai fatto bere prima. Non è vero.